titolo di questa sera è Le stagioni dell'attesa. Le stagioni dell'attesa. A volte passiamo quelle stagioni di silenzio, di attesa, dove magari non sentiamo sempre la voce di Dio chiara, o comunque sentiamo che quasi Dio non ci sta parlando, in quei silenzi che possiamo vivere, ma in realtà anche quello serve, perché Dio ci sta facendo crescere nella pazienza, perché Dio magari ci sta facendo crescere nella fiducia, Dio ci sta ponendo, ci sta formando nel carattere e anche nel sapere aspettare. Quante volte magari i vostri figli avete detto: ora non è il tempo, devi aspettare, e dovete fare attendere magari per un regalo, per un qualcosa del vostro figlio, avete fatto aspettare a volte spesso, perché magari non era il tempo giusto, ma quando veniva il tempo giusto gli facevate quel regalo, ok? E così a volte con Dio noi cerchiamo di volere le cose, magari le cose subito, ma magari non è il tempo giusto. E quella si chiama stagione di attesa, dove noi possiamo, non sentiamo la voce di Dio, ma Dio ci chiama a fidarci di Lui, avere pienamente fiducia di quello che Lui è, il suo piano, di quello che Dio ha per noi preparato, perché Lui ha sempre il migliore piano per noi, anche se a volte noi non lo comprendiamo, ma Dio ha il piano perfetto per noi. E quindi abbiamo bisogno di capire qual è il tempo giusto. Amen? E l'Ecclesiaste, parola di Salomone, nella scrittura, dice: per ogni cosa c'è la sua stagione, c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Ogni tempo c'ha, ogni stagione c'ha il suo tempo. Quindi dobbiamo comprendere che c'è un tempo. Un tempo stabilito di Dio è un tempo che c'ha una stagione. Ora immaginate, stiamo entrando nella primavera, stiamo uscendo dall'inverno, già ci siamo, stiamo entrando nell'estate, quindi sta cambiando la stagione, stiamo andando nella stagione successiva, la stagione dell'estate. E questo è un tempo, è costituito da vari giorni, da vari tempi. Un tempo è stabilito con un giorno. Vari giorni che si sommano farà sì che noi entriamo nell'altra stagione, quindi l'estate, e così via. Così siamo anche noi con il Signore molte volte, che abbiamo dei giorni dove noi ogni giorno preghiamo e sentiamo la voce di Dio, quella che è il pane quotidiano. Magari Dio ci parla attraverso un verso, Dio ci parla attraverso una sorella, un fratello, Dio ci parla attraverso un messaggio. Molte volte Dio ci parla con voce udibile dentro di noi, nel nostro spirito, attraverso un'intuizione che il Signore ci dà, e Dio ci sta dando il pane quotidiano. Ma molte volte, per fare delle scelte o prendere determinate direzioni, non ci basta quello, abbiamo bisogno di maggiore certezza. È lì che magari non vediamo la risposta, e quindi a quel punto dobbiamo sapere aspettare il tempo e la stagione di Dio. Amen? Amen. Il tempo è una creazione di Dio. Amen. Tu non puoi creare il tempo, perché è una creazione di Dio. Nello spazio non c'è il tempo, velocità della luce non c'è il tempo, e il tempo sappiate che è al servizio del proposito di Dio nella nostra vita. Immaginate che Dio, attraverso il tuo proposito, tu hai il potere di accelerare o frenare il tempo di Dio attraverso il proposito per quello che Dio ti ha chiamato. Amen? State ben attenti in quello che vi sto dicendo, perché Dio ti ha chiamato. Dio ti ha, c'è una chiamata per ognuno di noi, e Dio ha messo un progetto, un disegno divino, e in base a questo disegno divino vuole che tu collabori con questo suo disegno e sai percepire e conoscere sia il tempo che le stagioni che stai vivendo, perché ognuno di noi ha un tempo e una stagione, come un albero. Immaginate, no? C'è un albero che tu lo pianti, pianti il seme, questo seme sta crescendo. Tu non puoi aspettarti che il seme possa fare il frutto, perché ancora non è la sua stagione.
Quindi devi aspettare il suo tempo affinché nella sua stagione farà il frutto. E così siamo anche noi, perché siamo della creazione. Tutto quello che nasce in questa creazione caduta, okay, ha un inizio, il corpo fisico, e ha una fine, morirai, ok? Risorgeremo con lui, ma tutto quello che è inizio nella terra tende a finire. In realtà non è che c'è stata un'evoluzione dell'uomo, ma c'è stata un'involuzione dell'uomo. Perché Adamo, prima della caduta, immaginate che sapeva anche stare per ore sotto acqua, perché ha dato i nomi a tanti pesci, sapeva volare, perché dava i nomi anche agli uccelli. Era nutrito dall'albero della vita, quindi era un essere eterno, ok? Quindi immaginate che realtà spirituale eterna che c'era nel paradiso terrestre. Dopo la caduta è entrato il peccato. Dal peccato è entrato il processo della semina e la morte. Bene? Quando nasce il tempo terrestre a questo punto? Perché quando Dio creò la terra, in Genesi 1, la creò che era in forma e vuota, e poi disse sia la luce. E quella è la luce dell'eternità, quella non ha mai smesso e non smetterà mai, perché lui ha spinto la luce eterna di Dio nella terra, sulla terra. E poi ha creato dei luminari che stabilivano i giorni e le stagioni, che è il sole e la luna. Leggiamolo in Genesi 1 dal verso 14 al 19. Poi Dio disse: vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno della notte, e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni, e servono da luminari nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra. E così fu. Verso 16. Dio fece quindi due grandi luminari, il luminare maggiore per il governo del giorno e il luminare minore per il governo della notte. Attenzione, governo. Tu sei chiamato a governare, nella luce, perché tu sei un re e un sacerdote. Prima lettera dietro. Andiamo avanti. Verso 17. E Dio li mise nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra. Verso 18. Per governare il giorno e la notte, separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, fu mattina, il quarto giorno. Da questo noi notiamo che da qui inizia il tempo terrestre. Il tempo terrestre che è scandito dal sole, dal movimento del sole, dalla luna, che è tutta rotazione, e danno, okay, il frutto a ogni persona, a ogni vegetale, a ogni animale. Infatti c'è il processo di invecchiamento che è stabilito da questo, dal tempo terrestre, ovviamente. Ma c'è un altro tempo, che è il tempo di Dio, che è quello che noi dobbiamo comprendere, perché noi siamo anima, spirito e corpo. Quindi tu sei un essere soprannaturale, un essere che sei collegato con il cielo. Amen. E in Atti al capitolo 1, dal verso 6 al verso 7, possiamo comprendere come Gesù Cristo è venuto sulla terra nel suo tempo. Dio aveva stabilito un piano perfetto. Infatti lo possiamo leggere nel Protovangelo, che è Giovanni 3,16: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo era un principio, era l'intenzione originale di Dio. Dopo la caduta doveva rimediare a quella caduta e ha mandato al suo tempo Gesù Cristo sulla terra. Mandando Gesù Cristo sulla terra per il nostro beneficio, ci è stata data la possibilità di essere agganciato in quel tempo, nel tempo di Dio, attraverso lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Ora Gesù doveva venire per forza in quel tempo, perché la crocifissione l'applicavano i romani come legge di morte, per sentenziare, per condannare una persona usavano la crocifissione.
Quindi Dio aveva stabilito che doveva morire, secondo le profezie, attraverso il legno, quindi essere maledetto attraverso il legno, perché colui che era maledetto, colui che era appeso al legno, doveva venire, doveva essere maledetto, ok? E questo faceva parte anche del piano di Dio, perché lui si è caricato non solo della nostra, dei nostri peccati, delle nostre malattie, ma anche di ogni maledizione che noi ereditavamo da quando è entrato il peccato da Adamo ed Eva. Quindi, se noi leggiamo in Atti 1 dal verso 6 al verso 7, leggiamo che quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, i discepoli: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Egli gli rispose loro e disse: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Non spetta a voi, gli stava dicendo Gesù ai discepoli, perché loro pensavano che stava arrivando Davide, colui che li avrebbe liberato dalla schiavitù dei Romani. A quel punto Gesù fa chiarezza: non è con forza che io stabilirò il governo di Dio sulla terra cacciando via i Romani, no, ma io stabilirò un altro regno che adesso voi non vedete, che è un regno spirituale, che tu puoi percepire soltanto con i sensi spirituali, solo se sei nato di nuovo. Ma questo non vuol dire che Dio o Gesù Cristo non ristabilirà di nuovo il suo regno. Gesù Cristo ristabilirà il suo regno, perché quando lui tornerà ogni occhio lo vedrà e ogni ginocchio si piegherà. Amen. Dal verso 4 al 5 sta scritto che: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Tu oggi puoi chiamare Dio papà grazie al sacrificio di Gesù Cristo. Amen. Questo è stato nel tempo di Dio. Ha stabilito che Gesù Cristo doveva venire sulla terra. Perché? Per riscattare quell'umanità caduta, quell'umanità che era priva della gloria di Dio, quell'umanità morta nei falli dei peccati. Quindi che beneficio ne abbiamo avuto per coloro che ricevono Gesù Cristo? Gesù Cristo non va accettato, Gesù Cristo va ricevuto nel proprio cuore. Quindi io non accetto Gesù, io ricevo Gesù Cristo nella mia vita e la mia vita viene cambiata, viene trasformata, non sono più quello di prima, ma perché Cristo ha trasformato me e te. Amen. Infatti i profeti avevano parlato, chiaramente anche vediamo il profeta Isaia che aveva profetizzato sull'agnello di Dio, aveva profetizzato su Gesù Cristo che sarebbe venuto sulla terra, che avrebbe dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, che si era caricato, che si è caricato di tutte le malattie, che si è caricato di ogni peccato di ogni persona. I profeti si aspettavano in quel tempo, quando scrivevano quelle lettere, immaginate che i profeti si stavano aspettando in quel tempo la venuta del Messia, ma non è venuto in quel tempo, è venuto nel suo tempo. Quindi noi possiamo vedere nel futuro qualcosa che Dio farà. Amen. Così come è successo ai profeti, loro nel naturale percepivano e desideravano un qualcosa, volevano che Gesù Cristo venga ora, ma nello spirito sapeva che era un qualcosa che sarebbe avvenuto nel futuro. Infatti lo scrivevano come un'azione futura: quando verrà il Consolatore, così come ha parlato Gesù, la stessa maniera. Quindi era una cosa già profetizzata. Infatti lo dice Pietro, in prima Pietro capitolo 1 dal verso 10 al 12, e dice: intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle gioie e delle glorie, scusate, che le avrebbero seguite. Loro già stavano scrivendo, loro si aspettavano il Messia che si sarebbe manifestato in quel tempo, ma
Cristo è venuto nel suo tempo stabilito, quando il Padre ha detto che puoi andare. Amen? E così, questo è il tempo di Dio. Quando noi siamo connessi con lo Spirito Santo, noi possiamo percepire in che stagione stiamo vivendo, in che tempo stiamo vivendo, se quello è il tempo che io mi devo stare fermo in silenzio, devo soltanto cibarmi spiritualmente del pane quotidiano o di fare un'azione di fede. Perché a volte noi possiamo anticipare o rallentare perché non stiamo comprendendo in che tempo sono e in che stagione sono. Amen? Ma adesso comprendiamo bene come entrare nel tempo di Dio e come percepire e conoscere il tempo di Dio, perché i figli di Dio devono conoscere in che stagione si trova e in che tempo si sta trovando la sua vita, il suo progetto, il progetto di Dio, il proposito di Dio. Amen? Perché se non comprendiamo il progetto di Dio, il disegno di Dio nelle nostre vite, possiamo fare degli errori, possiamo rallentare la chiamata di Dio nella nostra vita, possiamo velocizzare la chiamata di Dio nella nostra vita e quindi commettere degli errori che ci possono portare gravissime conseguenze. Bene? La stagione di Dio arriva improvvisamente. E adesso capiremo il perché. La nostra vita, noi quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo, nasciamo di nuovo, cominciamo a servire il Signore, lo facciamo con passione, cominciamo ad avere una relazione con lo Spirito Santo, con la Chiesa, con i fratelli, e questo già è un progetto di Dio. Se noi quindi leggiamo Romani 8, dal verso 29 al 30, possiamo leggere che poiché sta scritto, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi alle immagini del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Questa è l'intenzione di Dio. Dio già conosce chi sono i salvati. Tu non li conosci, ma Dio conosce chi sono i salvati, chi sono i suoi. Amen? Solo che molte volte noi non lo conosciamo, per questo noi predichiamo il Vangelo. Amen? Ma lui conosce nella sua prescienza, lui sa chi sono i suoi e chi non sono i suoi. Quando una persona dice io sono ateo, in realtà non è che è ateo, in realtà non è un scelto. Non è perché Dio fa diseguaglianza, no? Perché già lui, Dio, sa nella sua prescienza che quella persona non l'avrebbe mai ricevuto nel suo cuore, non lo riceve nel suo cuore. Non manca per Dio, perché Dio vuole salvare tutti gli uomini, perché lui vuole, desidera che ogni persona riceva Gesù Cristo nella sua vita e possa essere trasportato, strappato dall'inferno e essere trasportato nel regno di Dio, nel regno della luce. Questo è il compito della Chiesa, è proclamare le verità di Dio. Amen. Quindi molte volte le persone si oppongono a quella verità dicendo ah, io ho la mia verità, io ho la mia religione, ascolta l'unico uomo che è risorto in tutti i tempi, è solo uno ed è Gesù Cristo il Signore, e non ci sono altre persone che risorgeranno, e ogni persona lo vedrà. Amen. Alleluia. Quindi lui ha preconosciuto i suoi, ha conosciuto e li ha predestinati. Preconosciuti, predestinati. Per cosa? Per essere conformi all'immagine di Dio. Tu in che cosa sei stato creato? All'immagine e alla somiglianza di Dio. Quindi lui ti ha chiamato prima, ti ha destinato prima. Dove tu andrai tu già lo sai, perché Dio è dentro di te e ti attesta che tu sarai con Lui eternamente, e ti dice conformati all'immagine di Dio. Quindi tu già sai qual è la tua chiamata, è conformarsi all'immagine di Dio. E poi andiamo avanti, cosa dice? E quelli che ha, affinché... E quelli, verso 30, scusate, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quindi lui ti ha predestinato, poi ti ha chiamato. A un certo punto è venuto qualcuno nella tua
predicato il Vangelo, hai sentito un fuoco dentro di te, hai sentito un amore diverso, tu sei stato toccato nel tuo cuore da questo messaggio. Ecco, era Dio che ti stava chiamando, è Dio che ti ha chiamato. E poi dice, secondo processo, chiamato, giustificato. Una volta che lui ti ha chiamato a sé nel suo regno, nel regno della luce, ti ha giustificato, ti ha perdonato tutti i peccati. Amen? Che grazia meravigliosa. Non era scontato, Dio l'ha fatto per amore. Coloro che lo ricevono, che lui chiama, tu lo ricevi, lui ti perdona ogni peccato. Amen? Terzo passo è glorificato. Tu hai ricevuto Cristo nella tua vita, la gloria di Dio è venuta a abitare dentro di te. Cristo in voi, sta scritto, speranza di gloria. Lo Spirito Santo è venuto a abitare dentro di te. Gesù Cristo è venuto a abitare dentro di te. Vediamo tre processi. Attenzione. Chiamata, giustificazione, glorificazione. Chiamata, giustificazione, glorificazione. Amen? Quindi qual è il mio compito? Io sono stato chiamato, sono stato perdonato, devo praticare nella gloria, devo conformarmi nella gloria. Dov'è la gloria? Dove abita la gloria? Dentro di me. Cristo in me. Io sono il tempio dello Spirito Santo. Come devo essere? Conforme all'immagine di Dio. Amen? Quindi qual è il tempo? Come devo capire in che tempo e in che stagione sono? Innanzitutto io devo lavorare con il mio carattere per essere nell'immagine, nella somiglianza di Gesù Cristo, quindi essere conforme all'immagine di Dio. Sappiamo che questo processo lo facciamo ogni giorno, questo processo, attraverso la direzione dello Spirito Santo e la rivelazione di mettere in pratica la sua parola. Quando noi facciamo questi due processi, noi ci veniamo trasformati dallo Spirito Santo all'immagine del Dio sono, l'immagine di Dio. Questa è una cosa gloriosa, questa è una cosa straordinaria, questa è pazzia per gli uomini, che tu sei uguale a Dio. Quando tu vedi, ti guardi allo specchio, tu devi dire Dio uguale a me, perché tu sei l'immagine di Dio. La Bibbia è la verità, non è una bugia. La Bibbia è il più alto livello di ogni verità. Ci sono verità del mondo che falliscono, ma la parola di Dio non cade, nessuna parola di questa parola, della sua parola. Amen? Quindi ricordiamo, chiamati, giustificati, glorificati. Io sono glorificato perché Cristo è in me. Amen? Quando entro nel tempo di Dio, quando entro nella stagione di Dio, come posso capire che sono nel tempo di Dio? Uno, perché sto lavorando con il mio carattere per essere nell'immagine di Gesù Cristo. Quando io lavoro per santificarmi, per consacrarmi, allora Dio mi rivelerà in che stagione mi sto trovando. Amen? Quando io più mi conformo all'immagine di Dio, più muoio a me stesso e faccio crescere Cristo in me, più Dio mi può rivelare in che tempo e in che stagione mi sto trovando. Amen? Come capisco a questo punto che Dio mi sta portando in una nuova stagione, anche quando sono nel silenzio? Perché ci sono dei silenzi a volte che noi non comprendiamo come mai Dio non mi sta rispondendo. Cosa devo fare? Ecco, quando tu non sai cosa devi fare, fai una cosa: stai fermo, stai in silenzio, aspettalo, perché la stagione arriva improvvisamente nella tua vita. Quando tu meno te l'aspetti, Dio arriva improvvisamente nella tua vita. Amen? Non cercare la voce, non mi ha risposto il pastore, mi risponderà il fratello, non mi risponderà il profeta, mi risponderà, vado cercando chiamate. No, stai in silenzio. Se non hai ricevuto la parola, stai fermo. Stai ferma. Aspettiamo il tempo di Dio, perché Dio muoverà qualcuno, ma Dio muoverà anche la sua parola e ti verrà rivelata al tempo opportuno. Amen?
Cosa succede quando Dio mi vuole promuovere in una nuova stagione? Uno, primo livello è favore e grazia. Arriva il favore e la grazia nella mia vita. Che significa favore e grazia nella mia vita? Quando Dio mi sta portando in una nuova stagione, significa che io posso andare a vendere tortellini in brodo nel deserto e li vendo. Cose impossibili. Cose impossibili. Quando arriva il favore di Dio nella mia vita, io riesco a fare cose impossibili che umanamente non riuscivo a fare. Dicevo, posso vendere tortellini in brodo a 50 gradi nel deserto, li vendo. Perché il favore e la grazia di Dio è con me. Secondo livello. Cambio caratteriale. Dio mi sta chiamando in un nuovo cambio caratteriale. Mi parlerà dove devo cambiare parte del carattere, dove io devo essere trasformato. Terzo, mi dà un nuovo livello di rivelazione, sapienza della sua parola. Una cosa è l'intelligenza, un'altra cosa è la sapienza. L'intelligenza è l'intelligenza di Dio, che Dio mi rivela attraverso la sua conoscenza nella mia vita. Ma la sapienza è fare qualcosa con l'intelligenza di Dio. Quindi è la messa in pratica dell'intelligenza, la sapienza. Quindi avrò una maggiore intelligenza per fare qualcosa di diverso che non ho mai fatto. Quando sto entrando nella nuova stagione, quando Dio mi sta parlando per la nuova stagione. E quarto, per ultimo, è Dio mi equipaggia di benedizione per affrontare quella stagione, perché Dio non ti abbandona. A un certo punto io vedo il silenzio, io sto aspettando, vedo che le risposte di Dio non stanno arrivando. Cosa faccio? Umanamente ti viene di fare questo, ti viene di fare quello, di parlare con quell'altro, di parlare con il profeta, di parlare col ministro, o di fare delle scelte tue. Ma c'è anche un'attesa, e tu devi capire in che stagione ti trovi, in che tempo ti trovi, perché quando arriva la stagione di Dio accadono tutte queste cose. Ripeto, uno, favore e grazia. Quando entri nella stagione di Dio, arriva la stagione di Dio nella tua vita, te ne accorgi, perché arriva la stagione del favore e della grazia. Due, il cambio caratteriale. Dio comincerà a parlare dove devi cambiare. Amen. Per essere un vaso d'onore, sempre maggiore. Amen. Terzo, rivelazione, sapienza, intelligenza soprannaturale. Come farlo? Amen. Dio, quando parlò a Mosè e gli disse di come fare il tempio, di fare il tabernacolo, non disse che lo doveva fare lui, ma doveva ungere Oliab e Bezalel per quel compito. Dovevano farlo altre persone, perché altre persone avevano l'unzione e la sapienza per poterlo fare. Amen? Quindi questo ci deve far comprendere che quando la stagione di Dio che arriva all'improvviso nella nostra vita, noi dobbiamo capire che questo arriverà in noi. Quindi favore, cambio, accelerazione, sapienza di Dio, e soprattutto mi darà l'equipaggiamento per affrontarlo. Amen? Mi darà l'equipaggiamento per affrontarlo. Quindi non lo farò con le mie forze, ma lo farò attraverso le sue forze, perché mi ha equipaggiato per farlo. Amen? Andiamo avanti. Lo vediamo questo attraverso anche l'Apostolo Paolo. Sappiamo che l'Apostolo Paolo, un grande fariseo di quel tempo, sapete che Paolo era tanto amante della sua religione che ha ucciso anche il primo martire, Stefano, per il suo zelo. Non lo faceva con un'intenzione cattiva, lui credeva di essere nel progetto di Dio, lui credeva di fare il giusto, non lo faceva con cattiveria, lui era zelante per la casa di Dio, lui era zelante in quello che stava credendo. E a quel punto Dio chiama lui, l'Apostolo Paolo, perché sapeva che era uno strumento straordinario nelle sue mani, fariseo dei farisei, zelante, uccide il primo martire. Nessuno di noi l'avrebbe chiamato uno che uccide un fratello, ma Dio l'ha fatto. Dio l'ha fatto nella sua grande misericordia. Dio lo equipaggia, Dio lo chiama. Leggiamo Atti 9 dal verso 3 al verso 6. Vediamo quando arriva improvvisamente la stagione per l'Apostolo Paolo.
and again, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso, ognuno dica all'improvviso, una luce del cielo gli folgorò d'intorno e caduto a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore disse: Io sono Gesù che tu perseguiti, e ti è duro ricalcitare contro i pungoli. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Fino a un attimo prima lui perseguitava quel Gesù Cristo. Vedete cosa dice il suo zelo: Signore, che vuoi che io faccia? Subito si mette a disposizione, subito sente il favore di Dio, la grazia di Dio. Lui subito si vuole attivare per farlo, ma Dio gli dà soltanto un tempo: fermati, adesso è il tempo che ti aspetti. Ti ho dato la stagione, ti ho fatto capire chi sono, ma ti devi fermare. E dice: E il Signore dice: alzate e alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Favore e grazia, intelligenza per cosa deve fare. Poi sappiamo che ci fa Anania, fratello Anania, a cominciare a insegnarlo, a dirgli chi era Gesù Cristo, a battezzarlo e così via. Ma tutto ad un tratto arriva la stagione successiva per l'Apostolo Paolo. Lui era convinto nella sua strada, lui era convinto in quello che stava facendo. Tutto ad un tratto arriva nella sua vita una stagione successiva. Comincerà il favore e la grazia nella sua vita, i suoi peccati sono stati perdonati. Lui comincia a essere battezzato, si ravvede di quello che è il suo cammino precedente, si ravvede di quello che aveva fatto ai cristiani. Infatti Anania non voleva inizialmente battezzarlo, ma vedendo il cambiamento comincerà a avere fiducia anche dell'Apostolo Paolo che sarebbe stato. Ma tutto ad un tratto Dio si muove così. Improvvisamente cambi stagione. Improvvisamente ti porta in un nuovo livello. Improvvisamente arriva la promozione per ognuno di noi. Molto spesso noi siamo tentati a scoraggiarci, a tirarci indietro, ok? In quello che è, ma perché? Perché Dio non mi sta rispondendo? Perché è pure giusto, eppure sto servendo Dio, ma perché Dio non mi sta rispondendo? E a volte noi parliamo male, oppure ci lamentiamo con Dio, ma Dio ci chiama a stare nel riposo, Dio ci chiama a stare nella serenità, perché Lui è lì per la stagione, sta provando la tua fiducia, sta provando nel tuo zelo per Lui. Amen? E molto spesso arriva anche la liberazione improvvisamente. Quando ci troviamo in certe catene, ci troviamo in certe prigioni, ci troviamo anche oppressi, malgrado, in certe situazioni, e Dio arriva con la libertà. Cioè, ma com'è successo che adesso mi trovo, avevo le catene, mi sento imprigionato da questa situazione, a un certo punto Dio mi libera. Arriva la stagione della libertà. Gloria a Dio! Ma il tuo spirito, la tua anima, la tua determinazione è quello che fa cambiare le circostanze. Quanto e quando preghi, non stancarti di pregare. Quando tu invochi, non stancarti di invocarlo, anche se sei nella stagione del silenzio, ma tu invocalo. Nel Salmo 50, verso 15, dice: Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Tu invocami perché io ti salverò e tu mi glorificherai. Quindi quando ci troviamo in quella stagione di silenzio, in quella stagione che sembra che non sta cambiando niente, continua a lodare Dio, continua a parlare delle promesse di Dio, comincia a proclamare quello che Dio ha fatto nel passato e quello che farà nel futuro. Una cosa di Dio che faceva attraverso i profeti è quello di far ricordare quello che Dio aveva fatto per il popolo di Israele. E diceva sempre: ricordatevi come io vi ho liberato dall'Egitto, ricordatevi come io ho aperto il mare per voi. E molto spesso noi dobbiamo ricordare di quel passato dove Dio ci ha tirato fuori, dove Dio ci ha fatto uscire da certe prigionie, perché se l'ha fatto in passato lo farà anche nel futuro. Amen? Quindi non stanchiamoci di invocarlo.
noi non stanchiamoci di proclamare la potenza di Dio nella nostra vita. Infatti, quando l'apostolo Paolo a un certo punto comincia a essere perseguitato nei vari paesi in cui lui predicava il Vangelo, per il Vangelo veniva perseguitato, ok, non per la politica, ma per il Vangelo veniva perseguitato, mentre predicava, a un certo punto si è trovato imprigionato. L'hanno imprigionato. Paolo e Sila imprigionati. Il diavolo voleva fermare il piano di Dio su quel territorio. Loro si sono demoralizzati? No. Loro si sono scoraggiati? No. Hanno cominciato a lodare. Hanno cominciato tutte e due, Paolo e Sila, a lodare Dio. E in Atti 16, verso 25, vedete cosa accade. Improvvisamente cambia subito la stagione. Cambia subito la stagione perché erano connessi, sapevano che quello era il tempo di Dio, sapevano che quella prova dovevano affrontarla e non si sono lamentati con Dio. Oh, ma Dio, tu ci hai mandati qui, in questo territorio, e a un certo punto mi trovo imprigionato? Ma scusa, allora tu ti smentisci? No, Dio non si smentisce mai. Dio è un piano perfetto, e se ti sta facendo attraversare di quella stagione è perché ti vuole portare in un'altra stagione dove c'hai maggiore favore e grazia. E nel verso 25 vediamo che Paolo e Sila, verso la mezzanotte, pregavano e cantavano inni a Dio. Ricordatevi, preghiera e cantare non è la stessa cosa. Pregavano e cantavano inni a Dio. E i prigionieri udivano. E il verso 26, guardate, improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Non solo di loro, ma anche degli altri. Vedete la potenza di Dio. Vedete la libertà come è arrivato? Perché Dio voleva salvare non solo loro, ma voleva salvare coloro che erano nella prigione. Quindi Dio ha permesso questa prova, si sono trovati in quella prigione finché loro potevano testimoniare del Vangelo, del Regno in quel luogo. Ogni stagione che noi attraversiamo, ogni momento, ogni tempo che noi attraversiamo non è a caso. Dio può fare improvvisamente. Ma noi dobbiamo essere connessi con Lui, dobbiamo capire in che tempo ci stiamo trovando. Perché se noi cominciamo a lamentarci, ma come Dio, tu ci hai chiamato in questo luogo, tu ci hai portato in questa situazione, e come che io non vedo adesso la tua mano? Nella carne ci viene così di lamentarci, ma Dio ci dice no. Adesso è il tempo che tu devi pregare e devi lodare Dio. Adesso è il tempo che tu devi invocare nel momento della ristretta, perché io ti libererò. Perché questo è il momento dove io ti devo benedire. Amen. Dove io ti devo benedire. Amen. Bartimeo si trova nella stessa situazione, questo cieco. Vediamo anche in questa storia meravigliosa che mi ha colpito in Marco 10, dal verso 46. Si trova questo cieco, Bartimeo, figlio di Timeo. Quando c'è scritto Bartimeo è figlio di Timeo. Ma si trova in questa stagione. Un po' di anni ha vissuto in questa stagione questo povero cieco. Vive in questa cecità. Una cecità molto spesso spirituale. Che vede e sente che Gesù Cristo è a Gerico. L'unica possibilità. Lui spiritualmente sapeva che Gesù Cristo non sarebbe più tornato a Gerico. Comincia lui a invocare Gesù. Comincia lui a chiamare Gesù. Nella sua tristezza, immaginate un cieco. Immaginate il dolore. Immaginate quello che lui sta vivendo e quello che lui sta passando. Ma lui non si scoraggia. Comincia ad andare avanti. Comincia a chiamarlo. Leggiamolo in Marco 10 dal verso 46 e dice: giunsero così a Gerico, e come egli usciva da Gerico, Gesù stava andando via da Gerico, non sarebbe più tornato a Gerico, con i suoi discepoli e con una grande folla. Un certo figlio di Timeo, Bartimeo, il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Verso 47: or udendo che gli passava Gesù, il Nazareno cominciò a gridare:
e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. 48. E molti lo sgridavano. Ci saranno sempre gli oppositori, ci saranno sempre coloro che ti vogliono scoraggiare. Ma dove vai? Ma cosa stai facendo? Mamma, va, che credi in queste storie? No, ma fai questo, ti daranno un consiglio sbagliato, ma tu guarda avanti, guardi alla promessa di Dio. E il verso 48, e molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Verso 49, e Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Verso 50, allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. I ciechi in quel tempo avevano un mantello, che era la caratteristica del proprio vestito per riconoscere che era un cieco affinché si poteva aiutare. Okay? Quindi la prima cosa che ha fatto, azione di fede, non si è visto più cieco, ha lanciato il mantello, quello che lo identificava. Non si è identificato più con la sua cecità, ma si è identificato con la libertà che stava cominciando a vedere. Va verso Gesù Cristo. Verso 52, e Gesù gli disse: va, la tua fede, perché lui ha gettato il mantello, ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Gloria a Dio, la sua fede l'ha tratto a libertà. La stagione che lui stava vivendo, non sappiamo che età aveva, poteva avere 20 anni, 30 anni, 40, 40 anni, immaginiamo di cecità. Lui non vedeva da 40 anni, a un certo punto arriva la libertà. Sente che c'è Gesù Cristo, la salvezza. Sente che c'è la libertà, la nuova stagione. Cosa fa? Poteva stare fermo, poteva non capire che stagione stava vivendo, il tempo opportuno per lui. Poteva far finta di nulla, ma lui è andato da Gesù Cristo. È andato da Gesù diretto, con fede. Butta via la sua vecchia condizione e comincia a vedere la sua nuova condizione. A quel punto Gesù lo identifica: ok, la tua fede ti ha salvato, sei guarito, recupera la vista. Gloria a Dio, perché molto spesso noi dobbiamo riconoscere i tempi di Dio e le stagioni in cui ci stiamo trovando. E non è un'attesa che Dio non è presente, Dio è presente. Dio è con noi, Dio ci sta guardando, Dio ci sta osservando. Mi piace dire che Gesù è sempre con noi nella barca, anche durante la tempesta. Amen? Quindi non c'è garantito il fatto che tutto andrà bene. A volte ci sono dei momenti di tribolazione, a volte ci sono dei momenti dove tu devi cingerti, devi alzarti, devi prendere coraggio, devi ascoltare la voce di Dio e collaborare con Lui. A volte devi soltanto aspettare una direzione che viene da Dio. L'ultima stagione e l'ultima attesa la troviamo in Apocalisse, quando Paolo, no, anche in Luca, Gesù ce ne parla, ma la troviamo in Apocalisse in quanto è la nostra attesa. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. L'unica vera attesa, l'unica vera stagione che noi stiamo aspettando, aspettiamo gioiosi, è quello del suo ritorno, della sua apparizione con Lui, quando noi ci incontreremo per sempre con Lui. Non è una stagione a caso, anzi, dobbiamo desiderare quella stagione, perché dice lo Spirito, che è lo Spirito Santo che è dentro di noi, è la Sposa, che la Chiesa dicono: vieni. Stai dicendo vieni? Io ti invito a dire: vieni Spirito Santo, vieni Gesù Cristo, perché noi ti stiamo aspettando. Questa è la dolce attesa, questa è la stagione perfetta di Dio, dove noi saremo trasformati. E chi non si renderà conto? Chi non vedrà questa stagione? Non noi che siamo nella luce, non noi che stiamo vivendo e vedendo e stiamo aspettando che Lui si manifesti. Perché nelle vere stagioni che noi viviamo, dei cambiamenti, immagine conforme di Dio, a un certo punto arriva e sarai con Lui. Ma per chi sarà come un ladro di notte? Luca ce lo scrive in quello che Gesù ha detto, Luca 12 dal verso 35,
E ci dice chi non si renderà conto e chi se ne renderà conto. Perché quando tu sei connesso con Dio, quando tu hai una buona relazione con Dio, quando tu sai chi sei per il Signore, allora Lui ti rivela in che stagione ti stai trovando e in che tempo stai vivendo. Luca 12,35 dice: i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Lombi rappresenta servizio. Era il sacerdote che si doveva allacciare la sua veste. Immaginate un grembiule, no? Prima di lavorare doveva mettersi il grembiule, allacciarsi il grembiule e cominciare a lavorare. E dice proprio questo: servi. I tuoi lombi siano ben cinti. E poi dice: le vostre lampade siano accese. Cos'è la lampada? La parola di Dio. Cosa mantiene accesa la parola di Dio? La rivelazione della sua parola. Quando tu ricevi rivelazione della parola di Dio, la parola è una lampada al mio piede, amen, che mi conduce e così via. Quindi servizio, parola di Dio rivelata nella mia vita. Questo deve essere continuamente con me. E poi dice: e siete simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli bussa. La sposa e lo sposo. Immaginate la sposa che si sta aspettando questo sposo. Non so chi si è sposato, ma quando è stato venendo il giorno del matrimonio tu eri felice. Questa è la tua condizione. Sei felice? Stai aspettando lo sposo? Questa è la tua condizione? Aspetta lo sposo gioioso. E poi dice: beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola ed egli stesso si metterà a servirvi. E se verrà la seconda o la terza vigilia, egli li troverà. Beati quei servi. Verso 39: or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E adesso comprendiamo in che stagione Dio, perché Dio ci ha detto in che stagione lui tornerà, non ci ha detto quando tornerà, a che ora tornerà, ma ci ha fatto comprendere in che stagione tornerà, sicuramente non quella del coronavirus. Queste sono soltanto doglie di parto che stiamo vivendo, sono l'inizio dei dolori, perché guai a coloro che rimarranno qui, guai a coloro che rimarranno qui. Se tu non hai la cintura messa nel servizio, se la tua lampada non è accesa nella rivelazione di Dio, se non c'è il fuoco in te, ahimè, preoccupati, ahimè, svegliati. Tocca che ti svegli, tocca che tu metti l'olio nella tua lampada e cominci a servire, perché questa non è una favola, è la realtà. E dice ancora, prima Tessalonicesi 5, dal verso 1 al verso 5, il ladro di notte. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, abbiamo detto che l'ultima stagione sarà quella del suo rapimento. E Paolo ce lo dice. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, ma non per te che lo aspetti. Tu che lo aspetti non verrà come un ladro di notte, verrà come un ladro di notte per coloro che non lo aspettano. Poiché voi stessi sapete molto bene che, e verso 3 dice, quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Quando? Quando si dirà pace e sicurezza. In altre parole, quando nel mondo apparentemente va tutto bene. Quando si dirà pace e sicurezza. Quando il popolo, tutte le nazioni saranno nel benessere. Quando andrà tutto bene. Quando sembra tutto ok, che c'è la pace nel mondo, si sta bene, c'è la sicurezza, si vive nella gioia, a quel punto arriverà Dio, inaspettatamente, come un ladro di notte per coloro che non se lo aspettano.
ma la sposa che si sta preparando, la sposa che ha continuamente l'oro acceso, è la rivelazione della parola di Dio ed è nel servizio. A quel punto non sarà sprovvista di questo, sarà avvisata, sarà nella stagione del suo rapimento. E in Prima Corinzi capitolo 15, come saremo trasformati? Identificati alla sua bene immagine. Abbiamo detto che noi dobbiamo conformarci alla sua immagine. Lui ci ha chiamati, ci ha giustificati e ci ha glorificati. Quindi il tuo compito è lavorare nel tuo carattere, è lavorare attraverso l'immagine di Dio, attraverso lo Spirito Santo che vive dentro di me, dentro di noi. E dice, Prima Corinzi capitolo 15 verso 51, stiamo per concludere: ecco, io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati in un solo momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità, questo mortale rivesta l'immortalità. Dobbiamo essere trasformati con un corpo glorioso come quello che ha avuto Gesù Cristo quando si è presentato ai suoi discepoli. Quel corpo glorioso, l'ultima stagione, l'ultima attesa, quella che noi stiamo vivendo, è quella dell'ultima trasformazione che noi vivremo quando Lui tornerà e noi saremo rapiti con Lui e trasformati. Come accadrà? Che i morti in Cristo risusciteranno, coloro che siano vivi saranno in un batter d'occhio trasformati totalmente all'immagine di Cristo Gesù, all'immagine di Dio. E io ti dico che se sei nel processo delle stagioni, nei tempi di Dio, e sei nel cambiamento, allora ci sarà poco da cambiare. Amen? Ma se sei in una stagione dove non ti è mai portato nulla il cambiamento e la trasformazione, ci sarà tanto da cambiare. E tra l'altro non sai nemmeno se la tua lampada è accesa, perché significa che nemmeno la rivelazione di chi tu sei e di quello che Lui sta facendo ti ha fatto per te. Amen? Ci alziamo e un applauso.